Buongiorno, sono Luca Mairani, Senior Sales Engineer di Raytheon WebSense e oggi parliamo di una delle vulnerabilità più importanti di questi giorni, che è tanto per cambiare legata a Flash Player. Adobe la scorsa settimana ha rilasciato una patch di emergenza che è la CVE 2015-3113 che va a risolvere una delle problematiche più importanti date da una vulnerabilità che consente a un attaccante di prendere il controllo remoto della macchina, sia essa Windows o Mac. È importante dire che questa vulnerabilità, che inizialmente sembrava essere stata utilizzata unicamente da un gruppo di hacker cinesi che si fanno chiamare APT3 per attacchi targetizzati, negli scorsi giorni è stata inserita all'interno di Angler Exploit Kit. Cosa vuol dire? Nel momento in cui una vulnerabilità del genere viene inserita all'interno di un exploit kit di mercato, black market, ma sempre mercato, vuol dire che c'è la potenzialità che qualunque tipo di macchina venga attaccato con un attacco di tipo 7 stages venga compromessa utilizzando questo tipo di vulnerabilità. Quindi il rischio c'è, il rischio è importante, vi consiglio di installare immediatamente questa patch che va a mettere in crisi le macchine con Internet Explorer e Windows 7 e le macchine con XP anche con Firefox oltre alle macchine Mac. Un consiglio generale con Flash Player: se non avete necessità di utilizzare Flash Player non installatelo, oppure utilizzatelo nella versione Click to Play. Click to Play, potete andare su internet, ci sono un po' di istruzioni che vi aiutano a implementare questo tipo di funzionalità su Internet Explorer, vi consente di attivare Flash Player unicamente on demand, quindi al click, nel momento in cui avete bisogno di vedere il filmato o l'applet che gira all'interno di Flash Player. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla prossima pillola.